Ciao ragazzi, Jingle Bells! Allora, in questo video vi faccio vedere come si fanno queste decorazioni fatte con la carta. Sono dei, come vedete, fiocchi di neve, cristalli di ghiaccio, chiamiamoli come vogliamo. E si possono fare piccoli, si possono fare grandi, si possono fare con la carta normale da fotocopia oppure, come ho fatto io anche in certi casi, con una carta, diciamo, riciclata. Questo qui era un sacchetto che mi hanno dato in un negozio. Ecco qua, fatemi sapere che ne pensate. Ciao ciao! Allora, questo qui è tutto il materiale che serve, quindi facilissimo. Carta, carta, carta grande, carta piccola. Se ce l'avete già quadrata come in questi fogliettini qua piccolini è meglio. E poi forbici grandi e forbicine piccole. Allora, le forbicine piccole che vi servono non sono queste qui che sono quelle classiche per le unghie, ma sono questo tipo qua. La differenza la vedete, una è un po' più incurvata e l'altra invece è dritta. Questa ha la curvettina così. Non che non vada benissimo, però è preferibile l'altra. Quindi questo tipo di forbicina. Allora si prende un foglio, in questo caso sto usando uno da fotocopie, e si fa una prima piegatura in questo modo. Quindi si piega a triangolo, diciamo. Si fa un bel triangolo e si schiaccia bene in modo da piegare il più possibile. Poi bisogna eliminare questa parte con la forbice, si ritaglia la parte in eccesso sostanzialmente, quindi va tolta quella striscia di carta in eccesso. Quindi zacchete zac, la tiriamo via, questa striscia non ci serve, la mettiamo via e quello che otteniamo è questo, che aprendo si vede che è appunto diventato un quadrato. Quindi voilà, facilissimo. Da questo quadrato si fa una prima piegatura che è quella di prima, cioè si riporta a triangolo. Poi, da questo punto qui, adesso, seconda piegatura, si cerca il centro e si piega a metà questo triangolo formando un secondo triangolo più piccolo. Anche in questo caso qua pieghiamo bene, insomma, schiacciando bene. Poi da questo triangolo più piccolo facciamo la terza piegatura, che è esattamente come prima, alla metà si piega e si forma un terzo triangolo più piccolo. Ed ecco qui, questo è il triangolino di carta da cui adesso partiamo per fare tutte le altre operazioni seguenti. Per realizzare una cosa di questo tipo, quindi diciamo un po' più un fiocco di neve un po' più classico, bisogna fare questo tipo di operazione. Allora si prende il triangolino e bisogna però capire il verso da tagliare. Allora, il verso quello giusto è questo, cioè il verso in cui si apre. E con la forbice si fa questo primo tipo di taglio. Allora si taglia partendo da questo punto e si va verso il centro piegando leggermente leggermente e da quest'altro punto tenendo un po' più lungo, diciamo, questa codina, si fa il taglio andando verso il centro e il risultato è una sorta di coda di rondine ma irregolare, cioè da una parte è un po' più corta, vedete, e dall'altra parte invece è un po' più stretta e un po' più lunga. E aprendola, quello che si vede, la figura che ne è uscita, è una sorta di fiore. Quindi, se avete ottenuto questa cosa, siete già a buon punto. Siamo a cavallo. Da qui possiamo partire prendendo la forbicina piccola a fare tutti i vari tagli. E sono tagli piccoli di precisione, però non sono niente di straordinariamente difficile, nel senso che basta stare un po' attenti, sfruttare la puntina bella affilata della forbice. E sono tagli che possono fare veramente tutti, anche i bambini. Basta avere un attimino di mano ferma e anche all'inizio magari andare un po' più piano e cercare di non andare troppo oltre e trinciare via tutto il pezzo di carta. Ma se succedesse non si è fatto male nessuno, basta prendere un altro foglio e ricominciare da capo. Allora, adesso vi faccio vedere la ripresa un po' ravvicinata e anche un po' velocizzata come sempre del taglio. Vedete, è semplicemente un ritagliare delle striscioline. Sono striscioline di carta, lo spessore lo decidete voi, vanno a scalare, quindi dalla più corta alla più lunga, e
E niente, si procede così. La punta in alto, come vedete in questo momento, io preferisco arrotondarla un pochino o renderla proprio tonda oppure semplicemente smussarla un po', come ho fatto qui, ecco così, in questo modo, vedete? E questo è quello che si ottiene. E niente, si procede in questo modo qua, praticamente, finché non siamo soddisfatti, non decidiamo noi che ci va bene. Allora, adesso bisogna fare una cosa di questo tipo, cioè sempre con la forbicina piccola facciamo un taglio diagonale, ce l'ho fatta, diagonale in questo modo qua, formando sempre una forma un po' triangolare. E niente, dopo aver fatto questo taglio si continua a ritagliare a striscioline anche l'altra parte. In questo modo qua, esattamente nello stesso modo che abbiamo utilizzato finora. Sempre ripresa velocità, per farvi vedere che appunto ho fatto esattamente la stessa cosa sull'altro lato. Quindi si tagliano le striscioline, 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 finché il risultato non è esattamente identico a quello dell'altra parte. Eccolo qui. Ta-da! Ok, adesso invece rallentiamo un attimo per capire cosa dobbiamo fare. Praticamente si potrebbe anche lasciarlo così, però io ho preferito abbassare un attimino questo triangolo che è bello lungo e ho cercato di rimpicciolirlo un attimo, renderlo un po' più corto, un po' più armonioso. Quindi ho ritagliato, ma questa operazione qui è proprio al gusto, nel senso che poi una volta che avete imparato questi taglietti base potete decidere voi cosa fare. La cosa carina che sto facendo adesso, come vedete, è ripiegare ancora a metà e fare un taglio che è una sorta di triangolino. Vedete, ho ritagliato una sorta di triangolino, ma una volta aperta poi la carta, la figura che si vede è un rombo. E questo tipo di taglio è molto molto carino, molto grazioso e decora in modo simpatico. Poi, non contenta, ho deciso di fare ancora un altro taglio sotto e tagliare una strisciolina, sempre come quelle tagliate finora. Ecco qui. E la figura, vedete, vista diciamo in sezione, è questa. E poi taglio anche la punta finale in fondo. E questa è la figura che esce fuori una volta fatti tutti i vari tagli, tagliuzzamenti vari. Questo è quello che esce fuori. Adesso comincio ad aprire, apro per vedere cosa è venuto fuori e sistemo anche mentre apro. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sistemo, apro bene, liscio bene tutte le parti e questo è il risultato. Che carino, vero? Sembra proprio un fiocco di neve. Ecco qua, adesso invece per fare delle forme invece diverse, simili a queste, quindi un po' più dolci, un po' più, non so, sembrano più dei centrini, mi faccio vedere che tipo di taglio si deve fare. Allora, si parte sempre dalla stessa figura di prima, quindi da questa specie di coda di rondine che forma un fiore e con la forbicina piccolina. Si parte a fare un taglio che questa volta invece è un pelino forse un po' più complicato perché è un po' tondeggiante, però se avete una forbicina che taglia bene, insomma, bella affilata, non è difficile farlo perché basta comunque ruotare la carta e la forbice contemporaneamente e si fanno dei tagli così, come diciamo dei riccioli, sembrano quasi un punto di domanda, vedete? E si procede in questo modo. Si possono fare tutti così, oppure si possono fare come quello che sto facendo in questo istante, ovvero sempre dando delle forme tondeggianti, ma tagliando un po' di più, facendo un taglio un po' più complesso, tagliando anche una porzione di carta un po' più ampia. Vedete, questo tipo di taglio qui crea proprio un decoro. E questa cosa la faccio anche dall'altra parte, dando ovviamente un bel movimento e anche questo va tutto quanto al gusto.
Poi faccio questo tipo di taglio qui che fa venire fuori un cuore, vedete questo taglio. Adesso ve lo faccio vedere sempre ravvicinato per mostrarvi un po' più nel dettaglio come ho fatto questo tipo di ricciolo. Sostanzialmente si fa girare con la mano il foglio e si crea appunto come la prima, diciamo la metà di un cuore, però non si taglia tutto intero, ma ci si ferma prima e si ritaglia una strisciolina più sottile. Comunque non serve che ve lo spiego a parole perché lo state guardando, quindi vedete bene, ecco, questo è il tipo di taglio. E adesso vi faccio vedere anche come si fa un piccolo cuoricino nella stessa identica maniera, solo che invece di fermarsi prima si va fino in fondo e si taglia tutto. Zacchete. A questo punto, perché non unire la tecnica di prima a questa? Quindi tagliare delle striscioline, ovviamente in modo diverso, sono come delle specie di striscioline a forma di triangolino allungato, ecco, se vedete. Però diciamo che assomigliano sempre un po' al taglio che abbiamo fatto nell'altro fiocco di neve. Ed è bello proprio unire questi vari tipi di tagli per creare delle forme sempre diverse. Insomma, a me piace proprio giocare con questa cosa qua. Quindi, ta-ta-ta-tac, taglio, ritaglio, taglio, ritaglio, ma non ricucio in questo caso, ma basta. Ecco, apro e vedete che il risultato è veramente molto molto carino, sembra un centrino. Ecco qua. Io niente ragazzi, spero che questi due fiocchi di neve, cristalli di ghiaccio, di carta vi siano piaciuti, spero che proviate a rifarli, non è difficile assolutamente, e poi una volta presa la mano da questa forma base che vi ho mostrato potete fare miliardi di altre combinazioni e fatemi sapere che ne pensate, un bacione e ciao!